tutte queste città non so qual è. Ora, io non lo faccio, non faccio questo discorso per accattivarmi le vostre simpatie, è perché è storia vissuta. Noi qui a Palermo abbiamo un patrimonio culturale, ambientale, monumentale, storico, tradizionale, gastronomico, che si mangia benissimo. Tutto gratis, gratuito e illimitato. E non sappiamo mai utilizzare e sfruttare. Tendiamo sempre noi palermitani, o tutti gli italiani, però noi soprattutto palermitani, a distruggere quello che è bello, mai a risaltare. Un esempio stupido è che se io faccio il pittore e tu non sai vedere neanche il pennello in mano, tu da tua palermità mi dici sì, ma io tanto la vedo bene. Non ditemi che non è così, perché è sempre così. Allora questa sera noi dobbiamo non tanto risvegliare le coscienze, dobbiamo cominciare a risvegliare le nostre coscienze, dandoci un pochino di amor proprio, perché solamente l'amor proprio, l'amore per la propria persona, rende credibili il resto della popolazione. Io fino a tempo fa sbagliavo in un concetto, pensavo che a Palermo ci fosse il 95% di stronzi e il 5% di persone serie. Sbagliavo. Perché a Palermo, che lo crediate o no, c'è un 95% di persone che sono persone serie, oneste, e un 5% di fedenti. E questo 5% riesce a infettare il restante 95%. Ora noi questa sera siamo qui perché dobbiamo cominciare a risvegliare quello che a noi palermitani manca, cioè il senso civico, la coscienza civica. Allora questa sera io volevo cominciare un pochino le mie canzoni satiriche, parlando però di un personaggio che voi tutti conoscete benissimo, ed è il nostro amato sindaco Diego Camarata, al quale ti punterei un vaffanculo. Della coscienza civica, perché se noi continuiamo a delegare
le cose ad altre persone. Facciamo sempre il gioco di quelli armiamoci e partite. Adesso noi dobbiamo cambiare le cose. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!